I francesi avviano il ritiro dall'Afghanistan e i talebani tornano a colpire. A due mesi dall'ultimo attentato suicida, un kamikaze si è fatto esplodere nel quartiere diplomatico di Kabul, a pochi passi dalla base americana di Camp Eggers. Il primo conteggio del Ministero degli Interni ammonta a due vittime, un civile e una guardia privata, e due feriti. L'attentatore mirava, secondo testimoni, a un veicolo ISAF di passaggio. L'attacco è stato subito rivendicato dai talebani, che ieri avevano invitato le altre potenze occidentali a seguire l'esempio francese e lasciare il paese.